Tre vittorie in quattro partite, l'Alma si rivitalizza davanti al proprio pubblico dopo il blitz del Nazareth di Isola Liri, un'altra vittoria col minimo scarto e a spese di un'altra laziale. La cronaca, subito Alma, ottavo minuto, Amaranti scende da par suo, da sinistra, picco di testa, palla alta sopra la traversa, insiste l'Alma con Misin che imbecca Piccoli che da buona posizione non trova il bersaglio, Gasparri riesce a sventare, break della formazione pontina con un calcio di punizione di Cuciniello, 21esimo, palla a lato, sarà l'unica e ultima circostanza in cui la formazione di Parisella si presenterà dalle parti di Orlandi, 25esimo, il gol, Alma in vantaggio con una bella combinazione Misin-Rusci, il cross del sette polmoni calabrese, la testa di Colombaretti che a volo d'angelo incorna e vola sotto la curva 1-0, gol partita. Il tempo si chiude con una occasionissima sprecata da Bartolini che non inquadrava la porta da buona posizione. Secondo tempo che si apre con l'Alma inspiegabilmente a corto di energie, di fiato, ma forse anche con tanta paura, avanza il Fondi, ma al 12esimo è ancora la porta di Gasparri a tremare con Ruscio che c'entra da destra, Marolda si gira all'altezza del rischio del rigore, fa partire una bomba che Gasparri respinge di piede. Da questo momento in poi solo Fondi, anche se pochi i rischi per Orlandi che tremerà soltanto al 36esimo quando dovrà disinnescare un calcio di punizione da brividi di Iovinella, il portiere Fanese non blocca e poi la difesa respinge. Dopo 5 minuti interminabili, il direttore di gara, operato di Isern, modesta la sua prestazione, dice che può bastare così e l'Alma vince in maniera meritata. Penso che la squadra abbia meritato intanto di vincere, questo secondo me è fuori dubbio. Primo tempo abbiamo fatto secondo me molto bene, siamo stati aggressivi, abbiamo fatto un gol eccezionale di manovra. La cosa negativa è che non abbiamo raddoppiato quando c'è stata occasione. Anche il secondo tempo tu mi dici siamo un po' di paura, ma è chiaro che inconsciamente questa era per noi una partita importante, perché averla anche pareggiata rimanevamo staccati dal gruppone, invece l'abbiamo raggiunti e adesso inizia un altro campionato sperando che non succeda più niente. Purtroppo la partita anche questa volta ci ha dato torto per un episodio. Il primo tempo l'abbiamo giocato alla pari, dove loro hanno messo solo palloni in mezzo, non è che hanno fatto tutto questo possesso palla. Noi purtroppo, essendo una squadra abbastanza giovane, questi tipi di situazioni le soffriamo, ne stiamo pagando un po' le conseguenze in diverse partite. Poi il secondo tempo, tutto sommato, abbiamo giocato nella metà campo loro, l'abbiamo messi là dentro. C'è rammarico purtroppo che non abbiamo preso nessun punto neanche oggi, però c'è la consapevolezza che una squadra così giovane riesce a giocare anche qui a Fano in una certa maniera e quindi ci stanno tutti i presupposti per andare avanti.